frattempo mangia qualcosina così ti riprendi la salute e riprendiamo il nostro viaggio verso la perla. Ecco, forse abbiamo trovato la perla che dobbiamo far cadere. Aia. No, con calma, dormi, dormi, non ti preoccupare. Facci il giro un po' più largo. Con calma. Dormi, bambino. Non ti preoccupare. No, 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 no. Non c'è niente, dormi, dormi. Voglio provare a fare l'attacco furtivo. Bravissimo. Dormi. Beh, non mi dire che mo non dormi più, dai. No. Con calma. Con calma. Non è niente. Ci ha visto? Forse no. Dai, su. Girati. Girati. Bravissimo. Bravissimo. Stai lì, con calma, non pensare a noi. Sperando che l'attacco furtivo ritolga un po' di energia. Pa. Poteva andare meglio però. Piano, aia. No, prendilo però. Ammazza. Fa bei punti questa. Dobbiamo scaricare per forza la combo dall'alto. Aia. Prendilo però. Olè. Non ci sto a capì niente. Sì, fa un botto di danni. No, 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 no. Con calma, con calma. Mangia, mangia. Olè. Perfetto. Va, piano. Olè, bravissimo. No. Ok. Ehi, prima faceva anche 70 di danno. Oh. Vai. Prendilo però. Aia, in faccia. No, la cosa brutta è che quando sta in salto non schiva. Non è divertente, però dai, si può fare. Aspetta, giovane. Aia. Ok. Perfetto. Nonno Urano rinchiuse tutti i ciclopi insieme agli altri titani, eh? Sì, temeva l'avrebbero rovesciato. C'era una profezia. Che noia, nonno ha fatto bene. Quei mostri sono un pugno in un occhio. L'hai capita? Era un po' bruttina, però vabbè. La Allora, è nascita questo. di Afrodite è una storia raccapricciante. Non c'è nulla di raccapricciante. Nonno Urano, il mio pessimo padre Crono, si affrontarono in una battaglia così tremenda che tagliò il cielo dalla terra. Venne tagliato anche altro. Durante il suo attacco a sorpresa, Crono discese su Urano. Quando la terra venne separata dal cielo, ci fu un grande terremoto che fece cadere una perla dalla sua ostrica. Ma non c'era nessuna. La perla cadde dalla sua ostrica sulla terra. Urano la prese e la lanciò in mare con tanta forza da far ribollire una spuma. Vabbè. Fai rotolare nell'oceano. Dritto? Da qua? Presumo di sì. Magari se ci addrizziamo un attimo. Penso di andare giusto. Vabbè, no. Se facessi così, no, la dobbiamo per forza far rotolare, però.
Bravissima. Vai, vai, vai tranquilla. Ok. Aspetta che ti do una mano ad andare verso il mare. No, la devo per forza far rotolare così. Non la posso prendere. Aspetta, aspetta, aspetta che... Vai da qua. Scende? No, la dobbiamo per forza accompagnare noi. Comunque penso che la strada sia giusta, dai. Prego. Nel frattempo ci prendiamo anche tutte le cose raccattabili. Prende la curva un po' larga. Il mare si... Non è mare quello, è un lago. Un laghetto, uno stagno. Una pozzanghera. Stanno pure nemici. Allora aspetta, ma vediamo se mi libero i nemici. Mi libero dai nemici. Dai. Olè, uno se n'è andato. Ma mi tolgo pure questo. Ok. Piano, piano. Prendilo però. Ok. Olè. No, abbiamo trovato veramente l'arma definitiva. No, no, loccalo. No, così. Ok. Vai. Comunque a quanto pare se tu salti non ti attaccano. Ok. Perfetto. Abbiamo liberato il posto, quindi continuiamo il nostro rotolamento di perla. Per fortuna che gli animali normali, cioè quelli non posseduti da dal mostro, non ci attaccano, perché se no sarebbe stato un po' brutto anche per gli animalisti a sto punto. Ce la fa a cadere da sola? No. Un po'. Dai, me la rompi tu la barriera o... No. Ok. Perfetto. Ce la fa? Andiamo noi? Andiamo noi. Comunque per fortuna siamo quasi arrivati. Lì stanno i volatili. Prego. Da qua ce la facciamo? Se li pigliamo, Alto. Alto. No. Questo l'abbiamo preso. Vabbè, se venite qui mi fate un favore. Bravissimo. Ok. Venite qua. Ah, questo è morto praticamente. Contaccate. Se vieni qui ci fai un favore, pure tu. No, è timido. Oh, bravissimo. Non così però, ehi. Vai sopra. Ok, bravissima. Dove sta? Mi sono perso. Giovane, può scendere? Signorina. Ok. Perfetto. Abbiamo eliminato questi due. Allora, ancora ci facciamo male. Per aprire la porta penso che basta questo. Adesso pigliamo. Un po' più giù. Ok. No.
Ah, sta l'altro pure lì. Scusa, nel frattempo ci teniamo pure questo. E perché non apre? Ah, sta il terzo qui. Perfetto. Va da solo? Sì. Perfetto. Canestro. Ci buttiamo? Alla bersagliera? Alla bersagliera. Vabbè, sta l'acqua, non ti fai male, giusto? Sì. Prendi, prendi. Dalla spuma marina sorse Afrodite, adulta, splendida come quella perla. Non ce la faccio più, Zeus. Gea ti ha mentito sulla nascita di Afrodite. Ah, sì? Allora dimmi com'è andata davvero. Crono, hanno combattuto. Non direi sul serio. Cade in mare. Ma è... Eh no, sono curioso, voglio sapere. Perché Crono gli tagliò il... Oh, tu sei malato, Prometeo! Non rivolgermi la parola. Una volta recuperata la spuma marina, Fenix decise di tornare da Afrodite con la chiave della sua libertà e della cripta. Sì, un attimo, ho visto lì che c'è qualche cosa che sbiruccicava, quindi nel frattempo che andavamo da Afrodite mi ha segnato un forziere che dovrebbe stare qua vicino. Eccolo qua. Vabbè, prendi pure questo. Pare brutto lasciarlo lì da solo. Che troviamo? Materiale. Perfetto. Non si butta via niente. Dove stava Afrodite? Ah, eccola là. Eccoci, signorina. E abbiamo portato ciò che voleva. Rieccoti, dolce creatura. Hai la spuma marina? Eh già. Eccola qua. Oh, che insolenza. Incredibile. Accetta la mia benedizione per tutti i tuoi sforzi. Presto, ora versa la spuma sulle mie radici. Prima potrò muovermi, prima potrò aiutare. Ha funzionato? Un attimo. Uscire dalla spuma è stato così favoloso. No, ci sono troppe adorabili creature bisognose del mio aiuto. Quei beccucci e quegli occhioni mi tengono sveglia la notte. E quei nasini tremanti e umidi. Che boss? Sì. Aia. Piano. Non la vedo benissimo. Però se me lo locchi forse è un passo avanti già. Piano. Piglialo però. Aspetta. Piano. Che cattiveria. Aspetta, con calma. Un attimo. Manco lo pigliamo. Vabbè. Ok. Aia. Dai. Allora, bloccamelo da capo. Aia, ci sta facendo un po' male. Vabbè, con calma. Non riusciamo
Piano. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Dai. Non salto perché con il salto poi mi rende un po' difficile la schivata. Che già non... Se mai qua potremmo saltare. Ecco. Aia. Vabbè, qua. Piano, che cos'è? No, il brutto è che dobbiamo andare soltanto di schivata, non avendo neanche uno scudo. Un po'. Dai. Aia, 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 con calma. No. E come ha fatto? Mi sa che però devo andare con la spada perché è un po' troppo lento il... vabbè, però tu ti blocchi pure sulle rocce. Dai. Aia. Stiamo perdendo un numero di quanti di melograno abnorme. Vabbè. Non penso che ce la facciamo questa volta. Soprattutto se si blocca. Allora. Piano, piano, piano. Piano. E come fai? No, non così, dai. Però piglialo almeno. Dai, dai, dai. Oh, riprenditi. E non così. Quando finiamo il melograno deve essere brutto. Dai, però non ti bloccare su. No, è bruttissimo quando stai in salto. Aia. No. Olè. Però devi muoverti. Se io ti dico di schivare, schiva. Dai, dai. Che con calma ce la stiamo a portare a casa la vittoria. Dai. Dai, aia. No, no. Curati, curati. Ma non mi hai preso. Vabbè, vabbè. Signore. Ma scusa, non mi hai preso. Dai, dai. Piano piano. No, no. No. No, così. Aspetta, aspetta. Però non qua perché non mi vedo molto al sicuro. No. Dai. Allora. La stiamo giocando malissimo sto match. Sì, vabbè. Dai. Sperando di ucciderlo.
prendi l'ultima cura. Dai. Non abbiamo più cure, quindi signori, occhio. Dai. No. No. Vabbè. Diciamo che facciamo un po' i vigliacchi, però non mi va di rischiare. Sì, sì, zompetta là, zompetta là. No, 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 lì devi stare fermo. Mamma mia. Cioè, siamo giocata malissimo. Proprio per il rotto della cuffia. Mamma mia, è stato un incubo e ce la siamo pure giocata malissimo. Che cos'è successo? Tifone deve odiarti, anche se non riesco a immaginare perché. Ogni volta che qualcuno lo sfida, manda uno dei suoi spettri. E quello spettro delega le responsabilità alle ombre, come al solito. Quindi il guerriero che è appena apparso non era davvero Achille? Certo che no! Il vero Achille è molto più affascinante. Oh, lo so bene. Si nasconde nelle vicinanze. Finché non verrà sconfitto, le sue ombre appariranno in questa parte di isola. Una buona notizia mai, eh? Bene, la spuma marina ha funzionato e riesco a muovere le mie radici. Una bloccava il covo di Achille. Ma non posso fare nulla per gli altri tre spettri, Eracle, Atalanta e Odisseo. Conosci il proverbio? Non c'è tre senza quattro. Non credo esista. Non credo esista. Pubblico difficile. E la radice che blocca la tua essenza? Alcune persone a cui tengo sono state trasformate in pietra, quindi vorrei tanto... No? No. Per qualche motivo quella radice è ancora saldamente al suo posto. Ti ringrazio del pensiero, ma... La cosa importante è che posso distribuire le mele. Tutti gli animali verranno nutriti in un attimo. Meglio darsi da fare. Grazie per l'aiuto. In bocca al lupo. Ma io... Che stranezza. Non ce la faccio più a girarmi i pollici, voglio dire, a fare preparativi. Devi far tornare Afrodite, la splendida e irriverente dea che era un tempo, prima che io impazzisca. Ma per gli dei, da dove arrivi? Da dietro di te, che importa? Non preoccuparti di me. Pensa a trovare un altro modo per eliminare quella radice. Tipo? Trovare dell'acqua ancora più mitica e salata? Un momento, però. E le lacrime di Afrodite? Non ha pianto per la morte di Adone? Di sicuro quelle sono salate e potenti. Ne conosci di storie? Le sue lacrime potrebbero funzionare se le versi direttamente sulla radice che blocca la sua essenza. Ma dove le nascoste, Tifone? Dovresti cercare nelle cripte del Tartaro. Ci sono tre lacrime cristallizzate. Bene, abbiamo un piano, dunque. Forza, fa presto! Se Afrodite non torna in sé, con chi parlerò dei tuoi abiti? Cosa hanno di male i miei abiti? E niente, sparito. Allora, signori, direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Grazie mille per la visione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo e seguiteci su tutti i social e anche sul nostro sito www.gamercode.it. Grazie mille ancora, ci vediamo alla prossima.